Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Oggi abbiamo anche un ospite speciale perché non vuole stare da sola di là, si sente sola, credo, e quindi mi cercava in continuazione e di conseguenza ho detto Zoe, facciamo il video insieme, dai. Sentivi sola di là? Sì, ti sentivi sola. Sì. Questa patatina, questa patafrulla si sentiva sola. Quindi. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi sono qui per raccontarvi di un caso che mi avete richiesto nel Google Docs. Oggi parliamo di Sean Great e della sua relazione con Christina Hiltret. Christina incontra Sean nel 2005. Ha da poco concluso la relazione col suo ex marito, quindi si trasferisce in Ohio il 13 aprile e conosce Sean il 15 aprile dello stesso mese. Quindi, 2 giorni dopo. È la sorellastra di Christina a farli conoscere e la donna è felicissima. Sean è un ragazzo attraente, molto tranquillo, insomma è un ragazzo che ha fascino. Cristina non immagina affatto che l'incontro con Sean la porterà a vivere immersa nella paura per anni. Durante il primo anno di relazione i due sono molto felici, sono soliti fare passeggiate in mezzo alla natura e parlano molto. Il problema è che non si dicono mai nulla di veramente importante. Cristina continua a fargli domande sulla sua infanzia, sulla sua vita, ma Sean ha un atteggiamento incredibilmente riservato, non dice mai niente. Nel primo anno di relazione i due sono molto felici, ma per quanto Christina sia innamorata, non sa molto di Sean. Christina continua a fargli domande sulla sua infanzia e sulla sua vita, ma Sean ha un atteggiamento incredibilmente riservato, non dice mai nulla. Man mano che la relazione procede durante quell'anno, Sean evita accuratamente di toccare l'argomento famiglia, in quanto non risponde direttamente mai a nessuna domanda. Si limita a dare delle spiegazioni molto generali, dicendo, ad esempio, sai, io e mia madre non andiamo molto d'accordo? Oppure, alla nuova moglie di papà non piaccio. O ancora, sai cos'è? Che hanno molto da fare, ecco perché non vengono mai a trovarci e perché non andiamo mai a trovarli. Cristina pensa semplicemente che Sean sia un uomo molto riservato sulla sua vita e sulla sua famiglia. Insomma, ci sarebbe voluto del tempo, ma prima o poi si sarebbe aperto con lei. Dopo 6 mesi, la madre di Sean bussa alla porta di Cristina. La donna è confusa, le chiede se vuole per caso parlare con Sean, ma sua madre fa no con la testa. Poi si avvicina a Cristina, spiegandole che Sean soffre di repentini sbalzi d'umore. Inoltre, da ragazzino ha avuto bisogno d'aiuto, ma non le dà alcuna spiegazione specifica. Quando la madre dell'uomo se ne va, Cristina chiede spiegazioni a Sean, il quale dice semplicemente che a 11 anni lui era un bambino irrequieto, non si sentiva a posto e aveva diversi problemi. Sean quindi chiedeva a sua madre aiuto e la donna rispondeva sempre: "Beh, vai in chiesa e ti sentirai meglio." Per lei tutto si risolveva con l'aiuto della religione. Riteneva che Dio fosse la soluzione a tutto. Questo è ciò che Cristina sa dell'infanzia di Sean. Un giorno Sean si lascia sfuggire un aneddoto del suo passato. L'uomo inizia a raccontare di un viaggio lungo una vecchia strada di campagna. Con lui c'era la sua ragazza che al tempo era incinta. Tra i due era scoppiato un litigio molto violento. Lei guidava, mentre lui era seduto sul lato passeggero. Sean aveva sterzato il volante, mandando la macchina fuori strada e ferendo la sua fidanzata. Cristina, dopo aver sentito questa storia, guarda Sean sbigottita. Sta ridendo a crepapelle e quindi esclama: "Ma come hai potuto? E se fosse morta?" Sean guarda Cristina dicendo: "Ma che morta, su via", continuando a ridere. Il messaggio, sottinteso, è semplice, ossia, abbiamo litigato, lei si è ribellata ed io l'ho punita perché ha osato contrastarmi. Quella conversazione per Cristina è un avvertimento della serie: se mi lasci, pagherai. I due decidono di andare a convivere dopo più di un anno di relazione. Inizialmente Sean sta a casa di suo padre, deve ristrutturare la casa perché il padre vuole venderla. Quindi lui può abitarci gratis a patto di eseguire la ristrutturazione. Deve rifare il pavimento, tinteggiare le pareti. Insomma, la casa in pratica è un cantiere aperto. Cristina quindi va a trovare Sean e sa che ha già tinteggiato il soggiorno, ma quando entra in casa lo trova a ridipingere la parete che aveva concluso poco tempo prima. Cristina chiede spiegazioni e Sean dice:
Sì, sai, hai ragione. Ho tinteggiato il soggiorno, ma a mio padre non piace il risultato. Peraltro intendo pulire il pavimento e le pareti della cucina. Già che ci sei, puoi farlo tu. Cristina ovviamente non si tira indietro e inizia a pulire il pavimento, che in effetti è davvero molto, molto sporco. Ci sono delle macchie tonde, sembrano ruggine ed è anche difficile eliminarle. Cristina sfrega a lungo una macchia e riesce a farla sbiadire di molto. Però restano degli aloni sui bordi, non riesce proprio a toglierli. E Sean è molto irritato dal fatto che si vedano ancora. Dopo un pochino di tempo, Sean fa un'altra mossa e chiede a Cristina di sposarlo. Anche perché i due non avrebbero potuto sposarsi legalmente, in quanto Cristina effettivamente era ancora sposata col suo ex marito. Un giorno quindi Sean le fa trovare in casa una scatola con un anello di fidanzamento, dicendole che quell'anello apparteneva a sua madre. Per Cristina quell'anello è largo, quindi deve andare dal gioielliere per farlo stringere. La donna dovrebbe essere al settimo cielo, in realtà però è parecchio confusa. La madre di Sean non è corpulenta, se lo ricorda perché effettivamente ha avuto occasione di vederla. Di conseguenza non ha le mani molto grosse. Inoltre i due non avevano un rapporto così stretto, quindi Cristina non capisce perché gli avesse dato un anello del genere. Insomma, per la donna tutto ciò non ha il minimo senso. Cristina indossa quell'anello per 6 mesi, poi, stanca di far finta di nulla, decide di affrontare Sean chiedendogli da dove provenga quell'anello. Sean insiste nel dire che quell'anello era di sua madre. Cristina però non è stupida e quindi gli chiede di dirle la verità. Alla fine l'uomo ammette che quell'anello l'aveva rubato durante una rapina mentre era giovane. E ovviamente Cristina la prende male, si toglie l'anello e se ne va via arrabbiata. Arriva un giorno in cui Cristina scopre che qualcosa è scomparso da casa. Sta per preparare la cena, quindi va in cucina, indossa un grembiule e si rende conto che non c'è più nessun coltello. Sono spariti tutti, dal primo all'ultimo. Quando Sean torna a casa, ovviamente Cristina gli chiede spiegazioni. Dove sono finiti i coltelli della cucina? Lui ne sa qualcosa? Sul momento Sean si agita e si mette sulla difensiva. Infatti chiede a Cristina inizialmente: perché chiedi a me dei coltelli? Io non ho idea di dove siano quei coltelli. Cristina risponde: però è strano che siano spariti proprio tutti. A questo punto Sean cambia espressione, si fa serio e dice: per caso sarei un bugiardo? Quindi io racconto balle? È questo che stai insinuando? Cristina risponde tranquillamente: ma no Sean, non ti sto dando del bugiardo, voglio solo preparare la cena, tutto qui. A questo punto Sean afferra Cristina per le spalle, la scuote, la spinge sul divano e le urla di chiudere quella cazzo di bocca. Cristina non rimane inerme, è incazzata come una iena. È furiosa e dice a Sean che deve andarsene se è intenzionato a comportarsi in quel modo. Se si comporta così, il suo posto è fuori da casa, lontano da lei. Sean però, da furia scatenata, torna ad assomigliare a un agnellino mansueto. Si scusa e promette a Cristina che non l'avrebbe mai più colpita. Ripete: è stata una brutta giornata, tesoro, sono solo tanto nervoso. Non volevo spingerti così forte, è stato davvero un incidente. Cristina ci crede e perdona Sean. Peraltro Cristina non ritrova mai i coltelli che sono spariti dalla cucina. È obbligata a comprarne degli altri. E si sa, ragazze e ragazze, la casa nasconde, ma non ruba. E quei coltelli molto probabilmente li ha fatti sparire proprio Sean. La domanda che dovremmo porci è: perché Sean ha fatto sparire quei coltelli? Più Cristina conosce Sean, più si rende conto che in parte ha una personalità che non le piace affatto. A volte Sean è felice, interessante, forte, determinato. Un attimo dopo diventa un paranoico, un uomo del tutto diverso. Non va da nessuna parte, non vede nessuno, non fa nulla tranne restare a casa. Non va neanche a lavoro, non ha un lavoro e neanche prova a cercarlo, a dirla tutta. È come se Sean si trasformasse nell'opposto di chi era appena stato. Una notte Sean sveglia improvvisamente Cristina. Qualcosa l'ha agitato ed è in preda al panico. Inizia a percepire delle presenze e secondo lui c'è qualcuno fuori dalla finestra. Sean ripete a Cristina: sono lì fuori, sono persone che ci spiano, vogliono sapere cosa faccio. Loro di sicuro mi ascoltano. Cristina nel sonno mormora: Sean, non c'è nessuno là fuori, è il vento che sposta gli alberi. Ma Sean insiste dicendo: possono sentirci, io lo so, possono sentirci, è sicuro. Cristina attribuisce questi attacchi di paranoia al fatto che Sean passi intere giornate in casa
senza fare nulla. Insomma, è abbastanza convinta che si tratti di una crisi depressiva. La paranoia di Sean però cresce sempre di più e si trasforma in bisogno ossessivo di controllare la vita di Cristina. Sean quindi inizia a controllare dove vada Cristina, con chi parli, cosa faccia. Se Cristina fa dei piani per andare a trovare un amico, per andare a trovare sua sorella, Sean trova ogni scusa possibile per non farla uscire. Ovviamente quel giorno Cristina esce prima di tutto perché deve andare a lavoro, visto che, come già vi ho detto, Sean non muove un dito. E dopo il lavoro, in effetti, Cristina va a trovare un'amica. Anche perché a casa Christine non può invitare nessuno, né sua madre e neanche sua sorella. E peraltro Sean non ha neanche un amico. Quando Cristina torna a casa, trova Sean sulle scale per andare al piano di sopra, che le blocca il passaggio. Le dice: d'ora in poi tu esci quando ti do io il permesso. Da questo momento Cristina può uscire di casa per conto suo solo per andare a lavoro. Sean l'accompagna alla macchina la mattina e aspetta sulla soglia di casa il suo rientro per portarla immediatamente in casa. Sean ovviamente per il momento lascia andare a lavorare Cristina perché guadagna dei soldi, ma col tempo inizia a non sopportare anche questa situazione. Sean vuole che Cristina resti sempre in casa. L'uomo stacca l'orologio in modo che la sveglia non suoni la mattina, mette fuori uso il telefono staccando il cavo o togliendo le batterie. Alcune mattine arriva a sdraiarsi sopra Cristina per impedirle di alzarsi dal letto. Ovviamente col tempo Sean riesce a isolare Cristina sempre di più. Ormai non può più fare niente, si sente imprigionata in casa sua. Non sa con chi parlare perché a questo punto non le è rimasto neanche un amico. È proprio in trappola e non può far altro che rimanere con Sean. Col tempo inizia ad emergere in Sean anche il suo carattere violento. I suoi sbalzi d'umore sono sempre più imprevedibili. Una volta infatti Cristina sposta un vaso dal salotto alla cucina e Sean va totalmente fuori di testa. Le urla contro l'età della stupida solo perché ha osato spostare un vaso. Cristina ovviamente lo invita a calmarsi dicendogli: Sean, non ti sembra di esagerare un po'? Calmati, ho solo spostato un vaso. Così Sean cosa fa? Corre in sala da pranzo, afferra una sedia totalmente in legno e inizia a sbatterla sul pavimento fino a farla a pezzi. Poi si avvicina a Cristina e le dice: smettila di dirmi che mi devo calmare o tu finisci esattamente come quella sedia. Col tempo Sean manipola la realtà in modo da far sembrare che se tutto va storto la colpa è di Cristina. È sempre Cristina ad obbligarlo a reagire in un certo modo, non è mai lui il problema. A questo punto la donna è terrorizzata, non sa più che fare, teme che anche un solo gesto possa far esplodere l'ira di Sean. Sean peraltro è solito alzare le mani su Cristina e più va avanti il tempo più la picchia sempre più violentemente. Arriva a scattarle delle foto quando è ferita. Sean ama scattare fotografie a Cristina mentre è sofferente, ma non solo, ama anche fotografarla quando è triste e piange disperatamente. Se ha voglia di documentare in qualche modo quelle emozioni, tristezza, paura o ancora lividi e percosse, Sean la fotografa. Sembra che per lui quelle foto siano dei souvenir. A questo punto Sean inizia anche a manipolare Cristina per avere controllo su di lei. Le dice che solo lui avrebbe potuto scegliere lei, insomma, è chiaro, no? Nessuno avrebbe voluto stare con Cristina. Sean continua a stare con lei solo per farle un favore, altrimenti si sarebbe ritrovata totalmente da sola. E in effetti Cristina inizia a pensare seriamente che quello è il massimo che può permettersi. Lei merita di stare in quella situazione, anche perché non ha alternative. Secondo Sean, Cristina ha bisogno di lui per sopravvivere. E la donna ci crede, ne è convinta. I deliri di Sean ormai sono all'ordine del giorno e Cristina non vede una via d'uscita, perché se fosse fuggita, l'uomo se la sarebbe presa con la sua famiglia. Un giorno Cristina decide di lavare le tende del soggiorno, quindi le stacca e le mette a lavare. Appena torna in soggiorno vede Sean che ha interamente coperto la finestra con una coperta. L'uomo ripete: possono vedermi, possono sentirmi. Cristina vuole sapere di chi diavolo stia parlando Sean, ma ogni volta che gli chiede chi siano questi esseri che lo possono vedere e sentire, l'uomo inizia a fare allusioni generiche, indicando per esempio dei passanti sul marciapiede. Inizialmente Cristina pensa che Sean soffra di un disturbo mentale che lo porta a vedere o sentire delle cose, ma il giorno dopo le cose peggiorano terribilmente. Le porte sono chiuse a chiave, le finestre sono sprangate e le tende tirate. Quando Cristina chiede spiegazioni, Sean risponde che non ha motivo di voler guardare fuori dalla finestra, perché non c'è nulla di importante da vedere. Cristina a questo punto è davvero prigioniera di Sean e ora l'uomo
le dice tutto ciò che può fare e che non può fare. Cristina non può uscire di casa neanche per stare sul vialetto. Ormai, dice Sean, è meglio che smetta di andare a lavoro. Non può parlare al telefono con nessuno e non ha contatti col mondo esterno. Cristina dal canto suo non si arrende e chiede a Sean continuamente di uscire almeno 2 o 3 volte alla settimana. Ma Sean si rifiuta sempre. Una mattina Cristina prova ad alzarsi dal letto, ma non ci riesce. Poi si rende conto che ha mani e piedi legati con dei cavi elettrici. Non è chiaro il motivo per cui Sean l'abbia legata, ma per quanto Cristina urli, prima di essere liberata, passano delle ore intere. In casa la situazione sta precipitando. Sean non fa nulla, lascia i piatti sporchi nel lavello, non sistema nulla, non si occupa delle faccende domestiche. Cristina è davvero arrabbiata, quindi punta il dito verso la porta d'entrata e gli dice: o mi dai una mano a pulire, oppure te ne vai, perché io non sono la tua serva. Sean, in una frazione di secondo, si scaraventa contro Cristina. L'uomo la picchia, le fa un occhio nero a furia di calci. Poi la afferra per la maglia tentando di trascinarla in bagno. Quella è la stanza più insonorizzata della casa. Cristina sa benissimo che Sean l'avrebbe massacrata se fosse riuscito a trascinarla in quella stanza. Fortunatamente però ad un certo punto Sean molla la presa e rimane lì fermo imbambolato davanti a Cristina. La donna ha una mano fratturata, ha dei lividi intorno al collo e un occhio nero. Quindi esclama: mi hai rotto la mano. Io già vado a lavoro poco o niente, ora come faccio? Alla fine Sean decide di portarla in ospedale. In ospedale arriva una dottoressa che chiede a Cristina se va tutto bene e se è al sicuro. Ma con lei c'è Sean, quindi Cristina non può parlare fino a quando l'infermiera chiede a Sean di uscire. A questo punto Cristina racconta tutto. Spiega che è stato proprio Sean a picchiarla. L'infermiera quindi chiama la polizia e annuncia tramite interfono il loro arrivo. E Sean, che non è stupido, fugge. Sean scappa, ma Cristina sa benissimo che tornerà. È solo questione di tempo. La donna sta per essere dimessa dall'ospedale e ovviamente la polizia le raccomanda di non tornare a vivere nella casa che divideva con Sean. Cristina rassicura tutti dicendo che ha già preso una decisione, andrà a stare da sua madre. Intanto gli investigatori si mettono sulle tracce di Sean. Vanno quindi a casa sua per setacciare da cima a fondo tutte le camere, senza però trovare indizi. Il giorno dopo torna in quella casa anche Cristina, deve solo prendere delle cose che le servono. Poi insomma sarebbe tornata da sua madre. Quando entra in casa, Cristina nota alcune stranezze. C'è la porta del bagno aperta, il coperchio del water alzato e un martello sul lavandino. Prova così una sensazione inquietante, perché capisce che qualcuno è entrato in casa sua. Ne è certa. In quel preciso istante Cristina si gira, va verso la porta d'entrata, ma si trova davanti a Sean. L'uomo la picchia e di nuovo prova a trascinarla in bagno. Fortunatamente Cristina gli tira una testata sul naso che lo fa cadere. A questo punto Cristina prova a parlare con Sean. Sposta la conversazione su come abbia fatto a tornare e a rientrare in casa. Sean spiega di essersi introdotto in casa da una finestra del secondo piano e durante la perquisizione lui era in casa. È rimasto nascosto per tutto il tempo. Se gli agenti avessero fatto 2 passi in più, l'avrebbero scoperto. Poi entrambi, sia Sean che Cristina, sentono qualcuno che bussa alla porta. In giro c'è una pattuglia della polizia, i detective vogliono sapere se tutto è a posto, se va tutto bene. Cristina apre la porta e Sean le dice che se avesse provato a parlare le avrebbe spaccato il martello in testa. Così la donna si affaccia appena oltre la porta semichiusa. È terrorizzata, dice velocemente che Sean non c'è e lei sta facendo la valigia. Cristina è di nuovo prigioniera di Sean e sa che se vuole sopravvivere deve escogitare un piano per fargli credere che è dalla sua parte. Dice quindi a Sean che oramai la polizia è sulle sue tracce, ma lei lo avrebbe aiutato a sparire. Cristina dà appuntamento a Sean nel bosco vicino casa, promettendogli di accompagnarlo da suo padre. Gli dice di aspettarla perché sarebbe andato a prenderlo quella stessa sera. Le ci vogliono ben 20 minuti per convincerlo e fortunatamente alla fine Sean cede, ma Cristina non ha intenzione di attuare il suo piano, non va a prenderlo, bensì ne approfitta per fuggire. Mentre Sean si reca nel bosco, la donna chiama la polizia, racconta che Sean è entrato in casa, si sono parlati e infine spiega alle autorità dove trovarlo. Sean viene arrestato con l'accusa di violenza domestica e condannato a 120 giorni di carcere. 120, avete capito benissimo, 120. Per Cristina sapere che i suoi 6 anni all'inferno valgono solo pochi mesi di prigione è devastante. Mentre Sean è in prigione, Cristina ottiene un'ordinanza restrittiva, giustamente. Questa ordinanza restrittiva impedisce all'uomo di avvicinarsi, di parlarle
o di scriverle. Lui però la viola fin dal primo momento. Comincia a scriverle lettere minatorie, come ad esempio: quando uscirò ti verrò a cercare e non ti piacerò. Non piacerà a nessuno. Ogni volta che legge queste lettere, Cristina si sente terrorizzata. Ha una paura folle. Dopo 30 giorni c'è un'udienza di riesame per il rilascio anticipato. In quell'occasione Cristina spiega al giudice che liberare Sean sarebbe stato un grave errore. La donna gli mostra le lettere in cui Sean aveva scritto che sarebbe andata a cercarla. Il giudice decide di respingere l'istanza di riesame. Così Sean sconta l'intera pena. Il tempo passa e un giorno, mentre Sean è in prigione, Cristina va dai suoi vicini, proprio per discutere con loro di ciò che è successo. Ed ecco che appare un amico dei vicini di Cristina. L'uomo, dopo aver ascoltato la fine della discussione, rivela di aver passato un periodo in carcere nella stessa cella con Sean. Tutti si fermano e lo guardano in attesa di una spiegazione. E l'uomo racconta che mentre era rinchiuso in cella con Sean, quest'ultimo gli aveva detto che si sarebbe vendicato su Cristina perché lo aveva mandato in carcere. Sentire quell'uomo parlare del ritorno di Sean suscita in Cristina un terrore assoluto. Non ha un altro posto dove andare e Sean sa entrare in quella casa, pur non avendo le chiavi. Quindi Cristina decide di nascondersi. Fa i bagagli e parte. Cambia casa, cambia auto, cambia numero di telefono, ma ancora non si sente al sicuro. Un paio d'anni dopo la fine della pena detentiva di Sean, un'amica di Cristina la chiama per dirle di averlo incontrato. Le racconta che Sean le ha fatto domande su dove abita e vuole il suo numero per mettersi in contatto con lei. L'amica, fortunatamente, sapendo dei trascorsi che Cristina ha avuto con Sean, non gli ha dato nessun numero, ma al contrario gli ha chiesto il suo, in modo da poterlo dare poi a Cristina. L'amica aggiunge anche qualcosa di raccapricciante. Sean l'ha invitata a salire in auto e, senza rendersene conto, ha tirato una leva che ha aperto il bagagliaio. Così la donna ha potuto notare la presenza di corde, nastro isolante e fascette stringicavo. Cristina è sconvolta, ha paura di sapere che, dopo 2 anni di lontananza, Sean stia ancora cercando di contattarla. Cristina vive nella paura per 6 anni. Poi qualcuno la trova. È a lavoro ed è in pausa quando nota che c'è un messaggio che deve leggere. È di un giornalista che le chiede se per caso lei è l'ex compagna di Sean. Insomma, vuole parlare con lei di alcune cose che sono avvenute. In particolare, dell'arresto di Sean per rapimento. Sean ha rapito una donna legandola, segregandola e facendole violenza per giorni interi. Lei fortunatamente è riuscita a liberarsi, a recuperare il cellulare e a chiedere aiuto. È così che Sean viene arrestato. A questo punto Cristina scopre che nella casa in cui ha convissuto con Sean per 6 anni c'erano sepolti dei corpi in giardino. Corpi di donne che aveva ucciso proprio Sean. Durante il processo l'uomo ammette di aver ucciso una donna trovata senza vita nella contea di Marion nel 2007. È rimasta non identificata per 12 anni e il suo nome era Dana Lowry. Sulla base delle informazioni fornite dallo stesso Sean, la polizia ha riaperto le indagini sulla morte di Rebecca Lacey. Il corpo era stato ritrovato nel marzo del 2015 e la sua morte era stata dichiarata originariamente per overdose. Sean dice che l'ha strangolata dopo che la ragazza ha provato a rubargli $4. Il giorno del suo arresto, Sean porta alla polizia a quello che afferma essere il corpo di Candice Cunningham. Nella vicina contea di Richland, la polizia trova il corpo dietro una casa precedentemente bruciata. La polizia di Richland conferma che il corpo appartiene a Candice Cunningham il 1 novembre del 2016. Elizabeth Grift era scomparsa da circa un mese prima che Sean fosse arrestato. Il suo corpo è stato trovato nella casa in cui è stato arrestato Sean. L'autopsia ha concluso che è stata strangolata a morte. Infine c'è Stacy Stanley. La sua famiglia aveva denunciato la sua scomparsa una settimana prima dell'arresto di Sean ed anche il suo corpo è stato ritrovato sepolto nel giardino di casa. La ragazza era conosciuta anche con il nome di Stacy Hicks e l'autopsia ha concluso che anche lei è stata strangolata a morte. Cristina scopre con orrore che quando si era messa a pulire il pavimento di Sean, mentre stava ristrutturando la casa di suo padre, stava ripulendo il sangue di una delle sue vittime. Anche l'anello di fidanzamento non era né della madre di Sean, né apparteneva al bottino di una sua rapina. Anche quell'anello apparteneva a una vittima di Sean. Il 1 luglio del 2018 Sean viene condannato a morte e la sua esecuzione è fissata per il 13 settembre 2018, però è stata sospesa a causa di un appello presso la Corte Suprema dell'Ohio. Il 10 dicembre del 2020 Sean perde il suo ricorso contro la condanna
condanna a morte con la Corte Suprema dell'Ohio, che conferma la sentenza, affermando che non vi è alcuna attenuante nel caso di Sean. L'uomo dovrebbe essere giustiziato il 19 marzo del 2025. Detto questo, ragazzi, ho finito di parlare in questo video. Fatemi sapere se questo video è stato di vostro gradimento. Conoscevate già questo caso? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Io vi mando un bacione, mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Ciao ragazzi, ciao ragazze.